La croce di Cristo, la nostra vittoria. Nonostante l'entusiasmo della folla, Gesù pone al centro la sua passione, perché solo attraverso la croce noi incontriamo il volto di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: «Mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Forte il contrasto tra l'ammirazione della folla e le parole di Gesù. Vivere il Vangelo non significa vivere di successi. In Cristo non si vive fuori dal mondo, ma nel mondo. Più cresce il bene, più il male ci farà guerra. Immersi nella vita fino alla croce di Cristo. Con tutto se stessi, nelle vittorie, ma ancora di più nelle sconfitte. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Il dolore ci appare come illogico e spesso ingiusto. I discepoli non capiscono, ma ancor più non vogliono capire. Come accettare il dolore nella propria vita? Come trasformare il dolore distruttivo in una sorgente?